è un'azienda che è un orgoglio della nostra città, Centanio, un pezzo fondamentale di storia, un pezzo fondamentale del porto, una grande capacità di cogliere le sfide dei tempi, di evolvere, di innovarsi. Dobbiamo ricordare con gratitudine il lavoro di tutti i marittimi, di tutti gli equipaggi, pensiamo anche alla partecipazione di grandi eventi, anche recenti, che hanno segnato nel bene e nel male, nella gioia e nei dolori, la storia del porto di Genova, l'attore piloti, la Concordia, tutte situazioni in cui una parte importante è stata anche esercitata da rimorchiatori. Oggi siamo qui ad inaugurare questa mostra che ha una valenza divulgativa importantissima, perché spesso esperienza comune, le persone che abitano nella città non sanno che cosa succede nel porto, non sono neppure a conoscenza della complessità delle lavorazioni e di quanto questa attività sia fondamentale per l'intera città. Quindi benvenga questa reciproca conoscenza tra la città e il porto, e questa è una linea di sviluppo, una linea di indirizzo che deve guidare l'amministrazione nell'approccio proprio a quello che è un tema fondamentale per una città di mare, il rapporto, ripeto, tra la città e il porto. Un regalo alla città, senz'altro, un regalo ai nostri, alla gente che lavora per noi, che tutto sommato, voglio dire, lavora dal mattino alla sera, come fanno tutti, io compreso, e avere anche la possibilità di vedere poi il loro quotidiano lavoro, magari un po' settoriale, dedicato magari alla finanza, alla tecnica, eccetera, vedere un po' il riassunto delle cose in un'esposizione così bella, così generale, che possono condividere con le loro famiglie, che li vedono arrivare alla sera magari stanchi ed esauriti, dire cosa fai, te lo raccontano, vieni a vedere. Abbiamo tanti modelli, direi che i primi raffigurati qua sono più o meno quelli dell'epoca del Rex, quindi anni 1930 Rex, e quelli lì già esisteva la rimorchiatura, quindi non sono i primi forse di una certa dimensione, fotografati e adibiti a un servizio più complicato, perché le navi sono più grandi, quindi l'investimento per rimorchiatore, che in teoria all'inizio del secolo poteva essere anche una barchetta a vela, quasi quasi, che avesse solo la capacità di manovrare meglio di un transatlantico, di un barcone, insomma è nato così, no? Le navi a vela arrivavano in porto, non c'era vento, come faccio ad andare a quella banchina, mi ci porti tu o non ci riesco ad andare. Quindi prima erano barchette, bastava una barca a vento per portarcele, e sono cresciute le navi, sono cresciute anche le barchette. La società chi l'ha fondata? La società, sono state diversi soci, facevano parte di diverse società che nel 22 si sono riuniti. Parlando della mia famiglia, per esempio, nel 1922 ha unito la sua società che si chiamava Gazzo e Gavarone, si è unito insieme ad altre società e insieme ha fondato la rimorchiatura riunita. Quindi storicamente la famiglia è impegnata in questo lavoro prima del 1922. Dal 1922 in una forma incompleta, più strutturata e quindi più adatta alla crescita di quello che il porto stava in quegli anni subendo. C'erano nonni e bisnonni, sicuramente quello sì, ma non solo della mia famiglia, di tante altre famiglie, e vorrei dire che tutte queste famiglie, nel 90% dei casi, sono ancora soci della rimorchiatura Unita. Ovviamente patrimoni si sono poi divisi fra figli, nipoti e bisnipoti, quindi prima ce n'era uno, c'erano due figli, tre nipoti, quattro bisnipoti, quindi il azionariato si è molto frazionato, siamo quasi una public company perché abbiamo 100 soci, ovviamente con entità diverse, però questa è un po' la genesi, diciamo, della società a livello dell'azionariato e della proprietà. Sì, devo dire che siamo particolarmente contenti oggi di poter inaugurare questa mostra dedicata ai rimorchiatori nell'ambito del loro centenario, delle loro celebrazioni, proprio per innovare il prodotto che offre il Galata Museo del Mare, in un'ottica di un museo che cambia, che si innova, che permette sempre di dare delle novità, e quindi anche chi è già stato al museo magari ha un'occasione più per poter tornare. Dal 2004, quando ha aperto, erano 6.000 metri quadri lo spazio espositivo, oggi sono diventati 12.000 e non abbiamo più spazio, quindi dobbiamo innovare e pensare come arricchire il prodotto museale. E devo dire che questa mostra temporanea dei rimorchiatori va proprio in quest'ottica di offrire un'occasione in più per poter venire al Galata Museo del Mare.